Questo podcast rientra, diciamo, in un progetto che vi ho già spiegato nell'episodio precedente, che l'ho chiamato Archicity Tour, proprio per, diciamo, di un tour per visitare le architetture delle città, le architetture contemporanee, e queste 10 architetture che adesso andrete ad ascoltare, avevo già creato un video su YouTube. Quindi se siete interessati a vedere proprio di per sé anche le immagini che accompagnano, che è anche più facile in questo progetto, insomma, che ho creato, le immagini rispettive alle architetture, potete andare vi lascio il link, andare su YouTube, o altrimenti penso anche delle informazioni veloci anche oralmente possono essere comunque interessanti, o in un secondo tempo andarvi a cercare e vedere le architetture di cui parlo. Quindi, come dicevo, ho fatto, insomma, questo progettino di Archicity Tour che parla delle architetture contemporanee delle città, e in particolare oggi inizio con Berlino. Oggi visitiamo Berlino, ma Berlino contemporanea. Infatti vi elencherò brevemente le 10 architetture contemporanee assolutamente da vedere. Non c'è nessun ordine di importanza, ma al numero 1 Potsdamer Platz, che non è solo un progetto, non è solo una piazza, ma è una concentrazione di architetture contemporanee importanti, di grandi architetti. E pensate, soltanto nella piazza troviamo i 3 grattacieli, che partendo da quello interamente vetrato di Helmut Jahn, poi al centro il grattacielo progettato dall'architetto tedesco Hans Kollhoff, e infine la Torre Davis progettata dall'italiano Renzo Piano, così come Renzo Piano ha vinto il concorso per progettare l'intero lotto retrostante. Passiamo al numero 2, proprio lì a lato, il Sony Center di Helmut Jahn, molto spettacolare, soprattutto la piazza coperta, che vi invito a vederla la sera perché particolarmente bello e interessante questa copertura che viene illuminata di diversi colori. Numero 3, come architetto non posso non nominare la New National Gallery, che è un capolavoro dell'architettura moderna, realizzata nel 1968 dal famosissimo Mies van der Rohe. Al numero 4, Axel Springer Campus, è la nuovissima sede realizzata dallo studio OMA e quindi dallo studio fondato dall'olandese Rem Koolhaas. Solo un attimo di pubblicità. Ho creato una guida veloce e sintetica sulle architetture contemporanee di Berlino, e dove troverete una lista con 50 architetture e dove trovarle, e 30 approfondimenti con descrizioni e foto. Vi lascio il link nelle descrizioni. Ok, scusate, riprendiamo subito con altre 5 architetture contemporanee di Berlino. Numero 5. La stazione centrale di Berlino. Credetemi, è una stazione, ma architettonicamente molto interessante, su vari livelli, molto grande. Si chiama L'Erternbahnhof, realizzata nel 2006, firmata dallo studio tedesco GMP di Von Gerkan, Marg & Partners, e tra l'altro è la stazione più grande d'Europa. Solo un attimo di pubblicità. Ho creato una guida veloce e sintetica sulle architetture contemporanee di Berlino, dove troverete una lista con 50 architetture e dove trovarle, e 30 approfondimenti con descrizioni e foto. Non costa molto e vi lascio il link nelle descrizioni. Numero 6. Di vicino alla stazione troviamo The Cube. È un cubo? Sì, sembra banale, ma in realtà non lo è. È un progetto realizzato dall'innovativo studio danese 3XN, che si basa su un cubo, ma delle facciate molto sfaccettate e movimentate che rendono interessante il progetto. Al 7 troviamo il famosissimo palazzo del Reichstag, sede del Parlamento tedesco. È un palazzo dell'Ottocento, ma restaurato dall'inglese Norman Foster, quindi ovviamente in maniera contemporanea, disegnando tra l'altro una splendida cupola vetrata accessibile tramite una rampa elicoidale che è assolutamente da visitare. Al numero 8, il centro commerciale della Galleria Lafayette, progettata dal francese Jean Nouvel. È molto interessante, soprattutto gli interni, che sono caratterizzati da coni vetrati che portano la luce naturale all'interno. 9.
il nuovissimo James Simon Gallery dell'architetto inglese David Chipperfield. Si trova sull'Isola dei Musei ed è stato chiamato il guardaroba più caro di Berlino per varie vicende simpatiche, ma poi magari vedremo. In conclusione, ma non meno importante, al numero 10 il famosissimo Museo Ebraico di Daniel Libeskind, che è un capolavoro dell'architettura decostruttivista. Soprattutto interessante l'interno per tutta un'esperienza che ha creato l'architetto. Ok, per oggi una carrellata velocissima delle 10 architetture contemporanee di Berlino, e se vi ho interessato seguitemi, o altrimenti, come avevo già detto, trovate tutto su una guida già preparata che vi lascio giù nella descrizione. Grazie, alla prossima, ciao!